Ora vediamo alcuni approfondimenti, a cominciare dalla FEM, non abbiamo utilizzato questa formula, quindi la possiamo considerare un approfondimento. Un altro approfondimento è la forza magnetica. Come accade sempre, quando l'asta si muove, subisce un effetto frenante, una forza magnetica frenante di tipo viscoso. Il motivo per cui nasce questa forza magnetica è sempre il solito. E cioè perché abbiamo un filo conduttore, l'asta in questo caso, percorsa dalla corrente elettrica e quest'asta si muove dentro un campo B esterno, che è questo con le crocette. Quindi subisce la forza che di solito chiamiamo di Faraday, IL vettore B. L è la lunghezza dell'asta, poniamo le dita pollice indice medio, la corrente va a sinistra, il B entra e quindi per la seconda regola della mano destra la forza magnetica va in basso a frenare. Questa forza magnetica, il modulo vale ILB in quanto l'angolo tra L e B è 90 gradi. Infatti L va a sinistra, sarebbe la corrente elettrica, e B entra nel foglio. La corrente elettrica si può poi calcolare con la legge di Ohm generalizzata, quindi F su R, sarebbe l'inversa di FEM uguale R per I. Poi al posto della FEM noi inseriamo questa espressione, meno VBL, che abbiamo ricavato prima. Quindi la forza magnetica è espressa da meno VBL per LB diviso R. Il calcolo prosegue qui sotto, quindi F su R per LB, al posto di F abbiamo messo meno VBL, quindi come accade ogni volta, BL diventano B al quadrato e L al quadrato, R sotto e questo coefficiente con il cerchietto qui è il coefficiente beta, cioè il coefficiente attrito viscoso. Si conferma quindi una forza magnetica con il segno meno, intanto perché è opposta alla velocità. La velocità della barretta va in alto, la barretta sale, la forza magnetica con il segno meno è rivolta in basso. E poi è una forza magnetica proporzionale alla velocità. Inoltre, in questo caso particolare, la velocità cresce nel tempo in modo proporzionale. Infatti, avevamo visto che V era uguale all'accelerazione per il tempo. L'avevamo visto qua, V uguale W T. Quindi al posto di V scriviamo l'accelerazione per il tempo e vediamo che la forza magnetica cresce proporzionalmente al tempo perché è proporzionale alla velocità, la quale è proporzionale al tempo. Quindi è una forza magnetica che diventa sempre più intensa, una forza frenante. Allora, un altro approfondimento che possiamo fare è la legge di Newton, forza totale uguale m per l'accelerazione, legge di Newton applicata alla barretta che sta salendo. Ma la forza totale è la sottrazione fra due forze, la differenza fra due forze. Una è la forza esterna con cui noi tiriamo su la barretta e l'altra è la forza magnetica che frena. La situazione infatti è questa disegnata qua, se noi vogliamo che la barretta acceleri in alto, dobbiamo fare una forza esterna che vince sulla forza magnetica frenante. E la forza totale è la differenza fra queste due. Quindi forza totale F meno Fm. Inoltre questa forza totale deve essere costante per produrre un'accelerazione che, come dice il testo, deve essere costante. Cioè un'accelerazione costante vuol dire moto rettilineo uniformemente accelerato della barretta, vuol dire che è prodotta da una forza costante. Ma se deve essere costante la differenza fra queste due forze, dal momento che la forza magnetica cresce nel tempo, deve crescere nel tempo anche la forza con cui noi tiriamo. Quindi F è proporzionale al tempo, questo è il simbolo di proporzionalità. Perciò in questo disegno noi abbiamo due forze che entrambe crescono nel tempo in modo proporzionale. Cresce questa mentre la barretta sale, cresce l'altra, in modo tale che la loro differenza, che è la forza totale, rimanga costante nel tempo e produca il moto rettilineo uniformemente accelerato della barretta, cioè la faccia salire con accelerazione costante e quindi con velocità che aumenta sempre di più.